Le telefonate, dovrebbe esserci Marcella al telefono. Marcella, ben trovata. Bentrovati a voi e grazie della possibilità che ci date, veramente importante, guardate, veramente. Grazie, prego, faccia Allora, pure la sua poi domanda. permettimi una cosa, Tiziano, da farti i Sì. complimenti perché, come diciamo a Roma, non porti in groppa nessuno ed è pochissime persone che conducono trasmissioni che lo fanno, veramente tanti complimenti. Grazie, Allora, davvero. volevo chiedere al professore, ci hanno detto che questo virus ha un'incubazione di 15 giorni. Come mai che sono passati più di 40 giorni e ancora c'è gente come ieri che si ammala, sono 600 mi sembra, sono persone che hanno continuato ad uscire, cioè è un po' una curiosità, oppure il virus c'ha più incubazione? Si sente che Grazie vado Marcella, con adesso sentiamo cosa dice il professor Morrone. In fondo questa è una domanda che ci fanno in tanti, tantissimi, cioè stiamo tutti in casa, stiamo facendo questo grande sacrificio tutti, sono 45 giorni e nel frattempo ogni giorno 1000, 1500 contagi, 1000, 2000 contagi, 3000 contagi. Come mai? perché probabilmente 15 giorni fa o 3 settimane fa non eravamo tutti chiusi, qualcuno è uscito. Sui tempi di incubazione sono più brevi, vanno da 3 a 6 giorni fino ai famosi 15 giorni. Oggi ci si orienta anche addirittura verso una terza settimana. Bisogna tenere presente che si è scoperto che il livello di contagiosità del virus spesso è determinato anche 2 o 3 giorni prima dell'inizio dei sintomi nei soggetti che avessero sintomi o fossero cosiddetti pauci sintomatici. Per cui è sicuramente questo gruppo di persone che può aver determinato la diffusione del virus, E cioè i però stiamo cosiddetti dicendo asintomatici. che quelli che oggi risultano attraverso i tamponi contagiati, qualcuno li ha contagiati e ha contagiati, Due o mettiamo tre 15, settimane 15 fa, due o giorni tre fa, settimane fa, quando sicuramente. già teoricamente non si doveva uscire di casa. Ma qualcuno che era. Noi abbiamo detto sempre che i soggetti che erano in casa, non tutti probabilmente erano negativi al virus, probabilmente qualcuno di questi era stato contagiato prima. Per cui io sono convinto che se noi facessimo un maggior numero di tamponi, troveremmo un maggior numero di soggetti contagiati. E quindi questo determina anche la discussione sulla fase 2. È ancora da venire perché il numero dei contagiati è ancora troppo alto, a mio parere, per poter, come dire, Per essere poter tranquilli, immaginare di immaginare aprire un'apertura e poi cauta. vediamo come si può riaprire, a partire da cosa, diciamo, da quale tipo di mappatura queste Però ha benedette ragione la aprono la signora, futura. credo che la sua domanda Però fosse insomma molto fa, sì, intelligente. fa un Certo. certo effetto. E, dovrebbe esserci.